Ci troviamo a Limbiate, al centro addestramenti Lions dei cani guida per ciechi. Oggi incontriamo Maurizio Famigliari, responsabile di sezione Cuccioli, e Giovanni Fossati, presidente dell'associazione, in merito alla questione del cucciolo Brando affidato a Tommaso Di Pilato. Diamo la parola al presidente Giovanni Fossati, che introduce la sua argomentazione. Buonasera, ci troviamo in questo momento qui al centro per cercare di dare una risposta a uno spiacevole fatto che è successo in merito appunto al cane dato a Tommaso. Devo dire che questo mi ha lasciato molto 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 male, molto amaro in bocca, perché il nostro centro è a disposizione di tutti con attenzione e cura verso chi appunto ne ha bisogno. Io però, prima di poi eventualmente chiudere il mio pensiero in questo fatto che veramente mi ha un po' così sorpreso, do la parola a Famigliari, che è responsabile dei cuccioli e che ha avuto lui rapporto appunto con Tommy. Sono Famigliari Maurizio, responsabile della sezione cuccioli, e vorrei rispondere a Di Pilato in merito al messaggio che ha inviato poco tempo fa per questa spiacevole faccenda. Vorrei anticipare, prima di passare poi all'argomento tecnico, che mi è stato inviato un messaggio per chi si chiude poi questa spiacevole, diciamo, faccenda del Di Pilato, in quanto si scusa per tutto il disturbo che ha recato, rinuncio al piccolo Brando, è bene che venga affidato a persone valide che sapranno volergli bene. Questo è un messaggio che arriva dopo un'infinità di telefonate, dopo un'infinità di stimoli da parte nostra, del servizio, affinché questo progetto venisse portato a termine dal Di Pilato. Questo è un segno evidente che la rinuncia è arrivata da parte sua dopo notevoli sforzi che abbiamo fatto. Vorrei rispondere alle inesattezze che sono state poi riportate dal Di Pilato per quanto riguarda l'affido del cucciolo ai 7 mesi. Il progetto Puppy Walkers prevede 2 strade, quella alla tradizionale famiglia affidataria e coloro che poi vogliono prendere il cucciolo, cioè il non vedente, il cieco che vuole prendere il cucciolo per allevarlo e per poi naturalmente utilizzarlo come cane guida. Beh, questo progetto, come ti avevo spiegato, questo progetto per i non vedenti viene applicato al 6º-7º mese. Perché al 6º-7º mese? Perché ci sono delle problematiche sanitarie come la displasia dell'anca, del gomito e l'oculopatia che possono incidere negativamente per la finalità dello stesso progetto. Quindi affidarti un cucciolo a 2 mesi per poi doverlo esonerare nel caso si riscontrasse un problema sanitario, questo sarebbe stato per noi una sconfitta e per te naturalmente una mala sorpresa. Quindi ecco perché te lo abbiamo consegnato a 7 mesi, proprio per questo motivo, per tutelare te e anche noi in buona sostanza. Per le famiglie tradizionali viene consegnato a 2 mesi, anche perché se dovesse essere esonerato la famiglia viene toccata emotivamente, però non come potevi essere toccato te. Ti ricordo che abbiamo fatto notevoli sforzi per aiutarti. Dopo la consegna ho subito ricevuto delle telefonate molto allarmanti che mi hanno preoccupato in un certo senso, perché confidavo nella tua sincerità delle cose, che voglio dire, ne prendevo atto di quello che tu mi dicevi. Ho ritirato Brando, come tu sai, per verificare che quanto riscontravi te, poi in realtà lo riscontravo io. In realtà ho visto un cane nella norma, perché se dico troppo bravo gioco di parte, dico nella norma, un comportamento normale. Quindi non ho riscontrato tutti i problemi che avevi riscontrato te. Controprova è stato assegnato poi alla collega, alla Chiara Giovacchini, che anche lei ha riscontrato un comportamento normale, non nervoso, non iperagitato. Se vogliamo dare come nota negativa, la prima notte ha messo le zampine sul letto, però mi sembra un comportamento, diciamo, non eccessivamente irruente, esuberante o di una cattiva gestione. Quindi ti è stato riconsegnato, mi sono raccomandato tanto che venisse gestito in maniera corretta,
Ti abbiamo invitato poi alla scuola qua, ti abbiamo tenuto nostro ospite per 2 giorni, non per colpa nostra, ma perché la Teresa, come tu ben sai, aveva degli impegni a Roma. Quindi 2 giorni che sono serviti a me, a noi, per capire effettivamente come lo gestivi. E a te per darti una maggiore sicurezza. Abbiamo fatto delle uscite esterne, ti ho fatto capire come gestirlo nei vari contesti urbani, insomma sono state date delucidazioni in merito e sei andato a Roma. A Roma, quando sei arrivato a Roma, mi hai chiamato telefonicamente, eri entusiasta perché il cane si era comportato bene sul treno, si era comportato bene a casa, quindi sono stato sorpreso ma felice di questa cosa perché ti avevo sentito anche molto sereno. E dopo ho ricevuto questo messaggio che è stato un po' una fulmine a ciel sereno per me e sicuramente anche per te, però il messaggio era chiaro. Facendo un passo indietro, molteplici telefonate di rinuncia, e io ho sempre insistito professionalmente, amichevolmente, perché tu sai che sei venuto anche a casa mia, sai quanto poi le famiglie affiliatarie ti hanno circondato d'affetto, abbiamo fatto anche delle manifestazioni esterne a Lodi, se tu ti ricordi, quindi c'è stata molta attenzione nei tuoi confronti e molta amicizia, come nei messaggi che tu mi hai mandato. Quindi hai rinunciato, per me era chiaro, ormai non potevo far più nulla, perché insistere mi sembrava quasi di voler abusare un po' della tua pazienza, o comunque non c'era più verso, mi sentivo ormai senza forza, ho accettato la tua rinuncia e doverosamente il servizio cani guida ti ha chiesto una lettera di rinuncia, perché è doverosa la lettera di rinuncia, questa è una prassi che seguiamo per tutti, quindi il non vedente che decide di rinunciare per motivi fisici, di salute, personale o quant'altro ha il dovere di riformulare la rinuncia, proprio per evitare che noi possiamo essere attaccati in un secondo momento, ma voi mi avete escluso dalla lista, io non ne sapevo niente, quindi la rinuncia te l'abbiamo richiesta perché è doverosa, una prassi che seguiamo, l'hai fatta perché purtroppo non ti sentivi più di portare avanti questo progetto. Quindi quello che hai detto non rispecchia la verità, o meglio, quella è la tua verità, questa è la nostra, che smentisce un po' quello che tu anticipatamente hai detto. Mi dispiace perché, ripeto, dai messaggi che mi mandavi ritenevi una grande amicizia, però non l'hai dimostrato perché ciò che è stato detto non mi sembra amichevole. Per quanto riguarda la tua figura di campione, che voglio dire, nulla togliere questa tua posizione, ma di certo il servizio cane guida non ha bisogno di prendere la tua figura di campione del mondo per farsi un'ottima pubblicità, che in realtà non l'è stato poi alla fine, perché dal video che hai fatto non hai fatto una buona campagna pubblicitaria nei nostri confronti, però ripeto, il Lions ormai, il servizio cane guida è da 50 anni e non, diciamo, per merito di pubblicità che vengono fatte, ma per il merito di tutto quello che viene fatto, il nostro lavoro, il merito del presidente e di tutti quelli che lavorano qua. Quindi non abbiamo bisogno di utilizzare la tua immagine. La Brando adesso dov'è con voi? Ho proseguito un altro percorso che si può sapere. Se no. Vuole parlare del presidente? No. Brando è qui presso il nostro centro, ha superato tutte quelle che erano le fasi, diciamo, valutative a livello sanitario. È stato valutato sotto il profilo caratteriale e sta iniziando il percorso addestrativo qua presso il nostro centro. E poi cosa farà, un altro percorso? E dopodiché verrà, insomma, verrà destinato. Comunque continuando, cioè, diciamo che è un cane comunque tranquillo. Che va un cane tranquillissimo, un cane che oltretutto sono state chieste delle informazioni dall'operatore che lo ha in gestione. E è rimasto sorpreso anche dall'articolo che ha letto, dice: ma a me sembra tanto un patatone quel cane, anzi di nevrotico non ha nulla. Poi posso anche capirlo, chi non ha mai avuto un cane, certi atteggiamenti, certi comportamenti li può vivere in maniera eccessiva, come può aver ingigantito comportamenti di Brando, ma chi conosce e ha contatto con i cani sono comportamenti normalissimi. Mi spiace moltissimo di intervenire nella fase così di un filmato
o di un giornale. Non l'avrei mai fatto, però purtroppo è doveroso difendere quello che noi facciamo nel nostro centro, perché onestamente devo dire che è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. E quando mi sono letto l'articolo al giornale che è stato usato, come diceva prima Maurizio, per pubblicizzare il nostro centro, visto la sua preparazione atletica di campione eccetera, che faccio i complimenti per questo, però noi ovviamente non guardiamo in faccia chi ha bisogno di un cane guida. Noi aiutiamo tutti, che sia povero, che sia ricco, che sia intelligente, che sia istruito e non. Il nostro dovere è aiutare chi veramente ha bisogno e noi siamo qui per questo. Mi rivolgo anche a Maria Teresa, perché mi ha mandato addirittura ultimamente una raccomandata, no? Dicendo appunto di intervenire in questo senso. Io, come lei ricorda, se lei ricorda, nella prima lettera che lei mi ha inviato, l'ho chiamata immediatamente, spiegandogli appunto quello che è successo, perché prima di parlare con lei mi ero informato con tutti i miei collaboratori, perché è veramente per tutti i problemi che ne sono conseguiti. E devo dire, io prontamente, come faccio sempre, non ho lasciato cadere la cosa, ma le ho telefonato immediatamente. Poi invece mi ritrovo ancora questa raccomandata che lei mi ha mandato ultimamente, con l'articolo del giornale e con il sito dove lei aveva fatto con Tommaso l'intervista. E questo mi dispiace molto, perché era una cosa che potevamo magari vedere insieme, perché non è il caso di pubblicizzare. Noi non abbiamo problemi, perché quello che abbiamo dovuto dire l'abbiamo detto. Voi quello che avete dovuto dire l'avete detto. E sinceramente quello che mi piange veramente essere ad affrontare una cosa di questo genere in questi mezzi, in questi termini. Tenga presente comunque, signor Tommaso, che io sono sempre a sua disposizione. Lei mi può chiamare in qualsiasi momento, non è successo niente, però questa cosa effettivamente è stata veramente non molto accettabile anche da me personalmente, perché noi mi sono messo a disposizione, i miei collaboratori si sono comportati in un modo corretto, anche con amicizia, perché Maurizio l'ha invitata a casa sua con sua moglie eccetera, di conseguenza non è giusto quello che è stato detto. Però ovviamente tenete presente, tenga presente Tommaso, che noi qui stiamo facendo cose seriamente per aiutare i non vedenti. In qualsiasi caso ne rispondiamo sempre, come siamo sempre vicini a tutti quelli che hanno questi problemi e che ci chiedono aiuto. Questo è un po' il nostro compito, cerchiamo di farlo seriamente, magari qualche errore ci può anche stare, perché tutto quello che si fa nella vita, quando si fa e si lavora, può esserci anche qualche errore. Però siamo pronti anche a riparare gli errori che facciamo, però quando sono errori, ma quando sono situazioni in questo genere, sinceramente io sono un po' disarmato e me ne dispiace moltissimo. Comunque sono a sua disposizione, sia di Tommaso che di Maria Teresa, per qualsiasi cosa, eccetto io spero che questa cosa finisca qui, effettivamente, perché veramente per me è una cosa un po' dolorosa. Grazie. Allora, ci troviamo al centro di addestramento cani guida per ciechi di Limbiate, che è gestito dai Lions Italiani. Si trova in via Maurizio Galimberti, al numero 1, a Limbiate, che ovviamente Maurizio Galimberti è la via che è destinata, che è dedicata al nostro fondatore, che 53 anni fa appunto ha fondato il centro addestramento. Consegniamo tutti i cani, ogni anno 50 cani a tutti i non vedenti in tutto il territorio nazionale, ovviamente gratuitamente, e siamo una struttura abbastanza importante, perché ci sono 15 dipendenti con tutti ovviamente le spese e gli impegni finanziari del caso. Comunque noi viviamo per contributi Lions e Leo italiani e la gente che ci vuol bene, che apprezza il nostro lavoro e il nostro impegno sociale. Per qualsiasi poi eventualmente informazione sul nostro centro, voi potete indicare il nostro sito, che è il www.caniguidalions.it, e si scrive Caniguida Lions, ecco perché evidentemente la pronuncia magari potrebbe essere non corretta.